Allora, Nick, stavolta iniziamo a fare una cosa un pochino diversa, ovvero una ricetta dolce. Ah, Quindi esiste, laudato sì. esiste la pasticceria anche vegetale. Sì, esiste, esiste. Si Allora. possono utilizzare degli ingredienti convenzionali e altri un po' meno convenzionali. Oggi prepareremo dei tartufi di cioccolato fondente. Faremo sciogliere il cioccolato con un latte vegetale. Latte di soia, che è bello ricco anche di sostanze proteiche, e questo tartufo però verrà aromatizzato con la scorza di arancia, D'arancia. poi la prugna tritata finemente, un po' alla maniera francese, e all'interno metteremo del riso soffiato, Bene. invece all'esterno del tè verde. Ah, Quindi ok. creeremo dei Interessante. contrasti, E qui bravissimo. invece? Questa è una confettura che richiama l'arancia, Sì. quindi sono delle arance amare, è una confettura piuttosto contrastante rispetto al cioccolato, è amara e dolce al tempo stesso perché abbiamo usato anche lo zucchero Certo. di canna per Quindi realizzarla. questo va E all'esterno? è come se fosse una macchia, Ok, ok? Faremo una perfetto. macchia, però devo dirti una cosa importante, ha una consistenza piuttosto liquida perché poco fa ho aggiunto un pochino di acqua per Ah, per allungarla, allungare un po', esatto, in modo ok. da renderla una Boh, salsa. ok. Possiamo iniziare? Mi puoi Da dare una dove? mano, per Io ti favore? do sempre una mano perché sono Ok. qui per imparare, tra l'altro. Allora, senti, la prima cosa da fare, prendiamo 400 grammi di cioccolato Cioccolato. fondente. Tu Apro. sai che io faccio la pasticceria vegetale, quindi non utilizzo il cioccolato al latte oppure non Chiaro. utilizzo prodotti che hanno Beh, il anche perché il latte. cioccolato al latte non ha lo stesso sapore bello intenso di quello fondente, Allora, senti, io no? ti Voilà. consiglio di fare anche con le mani. Rompiamo il cioccolato prima così. Ok. Ah, non lo dobbiamo grattugiare? Guarda, lo puoi con le mani prima rompere, fai dei dadi piuttosto grossolani. Ed è molto difficile tagliare il cioccolato e non mangiarlo. Ok. Guarda, Nick, con il coltello Ah, lo andiamo proprio a facciamo tagliare. sì, un taglio, non importa essere Ok. precisi. Ok. Comunque ti consiglio di utilizzare un trinciante, vedi un trinciante, quindi una battuta piuttosto pronunciata, è adatto per tutta la cucina dei vegetali, ma anche la pasticceria. Beh, Tecnicismo. io nel frattempo tolgo il nocciolo alle prugne, perché come abbiamo Vai. detto prima, le prugne faranno parte della parte interna del nostro tartufo. Bene. Allora, questo va Allora, insieme? senti, No. noi possiamo benissimo aggiungerlo adesso al cioccolato, però io farei una cosa ancora più interessante. Perché l'ho tagliato adesso? Perché lo aggiungo invece al latte, lo facciamo scaldare insieme al latte, così il latte si aromatizza e la prugna si allarga, è come se si rompesse la Quindi si apre. testura di cui è composta. Ok, qui abbiamo il latte di soia, verso il latte nella nostra casseruola. Perfetto, a questo punto Nick possiamo mettere anche la prugna. Ok, metto Benissimo, tutto quanto. perfetto. Voilà. E io ti consiglio di prendere la micropen, quindi la grattugia americana, Americana? e a Vado giù questo già? lo No. puoi Ah, faccio qua. mettere, la puoi ovviamente grattugiare sul tagliere. Con questo bisogna fare molta attenzione perché vi grattate le dita. Quindi Però sei dovete. piuttosto esperto, dai, Di perfetto. grattugie? Basta così, io Ma. direi che è sufficiente. Voilà. Allora, abbiamo un Ok. latte di soia sul fuoco, aromatizzato con le Senti che profumo. prugne. Eh sì, Mamma mia. ricordati che quando si grattugiano le scorze, limone, arancia, è molto importante avere dei frutti biologici, Eh perché sì, perché. come insegnano i botanici e gli osservatori della natura, se ci sono delle sostanze tossiche, queste prima di tutto Attaccano la vanno. buccia, Esatto, e giustamente. Poi questa è siccome. anche molto porosa, quindi di Esatto, gli conseguenza. agrumi sono porosi. Benissimo, quindi limoni e arance se utilizziamo la scorza sempre, sempre bio. Ok, Ma io a aggiungiamo. prescindere da questo uso bio comunque, Sì, perché insomma. certo. Bene, a questo punto, Nick, bisogna essere molto rapidi, bisogna fare questa operazione con una certa velocità, quindi bisogna avere il Andiamo qui. contenitore pronto verso il liquido. Adesso la piastra continuerà a suonare per 200 minuti. Ok.
Andiamo avanti, Nick. Dobbiamo far sciogliere... Quasi una ganache già, no? Sì, è una ganache vegetale, però vedi, bisogna essere più rapidi. Vedi, si sono creati dei grumi, quindi a questo grumi, punto vabbè. Bisogna andare avanti più velocemente. Abbiamo dei tempi diversi, no? Non dobbiamo fare tutto subito. Sì, perfetto. Eccolo là. Bene, quindi questa è una ganache di cioccolato con... il profumo dell'arancio, i pezzetti di prugna, uh-huh. E a questo punto, sì, adesso ce la stiamo facendo, bisogna continuare ancora un minuto. Vuoi che ti metta un po' di... No, quello no. Dopo, quello okay. Dopo. Ok. Bisogna, si chiama concaggio questa fase, bisogna riscaldare con un'azione meccanica il nostro composto, in questo modo, vedi, sta acquisendo lucentezza. Ok, quindi... bisogna essere rapidi anche nella prossima operazione, ovvero trasferire la nostra ganache morbida su una placca in modo da farla raffreddare poi velocemente. Quindi l'abbiamo lì. Ho una placchetta, possiamo okay. Togliere anche la carta, ancora più, sì, perché è ancora più veloce. Allora tu me la tieni ferma, sì. Bene, in questo modo, ecco qua. Una spatola? La spatola posso utilizzare. La cosa importante, Nick, è creare più massa radiante, quindi estendere il più possibile questo impasto. In questo modo siamo anche più rapidi nella fase di raffreddamento. Quindi, hai visto, i tartufi si possono fare anche con degli ingredienti vegetali. Abbiamo la soia, il cioccolato, abbiamo la prugna che dà anche... una consistenza diversa al cioccolato, bravissimo, una nota dolce, ma rompe anche la gommosità del cioccolato, uh-huh. C'è l'arancio che profuma e poi dopo passiamo. Invece dell'arancio io potrei anche utilizzare un limone, cioè un agrume, sì, certo, perché certo. Dà la punta certo. di acidità insieme con... Assolutamente sì, puoi vale. Utilizzare anche delle spezie, puoi utilizzare un pizzico di cannella, puoi aggiungere Zenzero. Anche... Benissimo, zenzero e cioccolato però è... Zenzero caramellato. Ma certo, è questa la fase, no. È questa la fase, non la puoi mettere dopo. Sì, la devo mettere al posto. Bravissimo, mio. Perfetto. Quindi adesso riponiamo la nostra teglia in frigorifero, uh-huh. A una temperatura di circa 4-6 gradi, lo lasciamo fermo 2 ore, uh-huh. Il nostro composto, e dopo 2 ore iniziamo a fare le palline e poi facciamo il piatto. Ok. Allora, intanto io prendo quella che abbiamo già preparato prima, eccola qua, questa è quella che è stata in frigo, da qui facciamo delle sfere. Delle sfere. Ok, delle sfere, allora avrei bisogno di un cucchiaio, bene, un cucchiaio irlandese, bravissimo, eccolo qua. Poi irlandese questo qua tondo. Quando vivevo a Dublino o a Galway utilizzavamo questi cucchiai meravigliosi per le soap, per... E in effetti questo è, io lo conoscevo come... cucchiaio da zuppa. Sì, esatto, esatto. Allora, guarda, adesso ci aiutiamo con del riso soffiato. Ecco, okay. Lo metto qua. Lo mettiamo al centro e poi chiudiamo il nostro tartufo. Ah, quindi in questo il riso modo. Soffiato va all'interno? Ma sì, sì. La cosa importante, Nick, è non metterlo all'inizio, altrimenti il riposo, cosa fa il riso? Il riso assorbe l'umidità e dopo diventa ciccoso, mm-hmm. E non croccante come... Ciccoso? Sì, quindi ciccoso è un termine tecnico. Molto milanese. Molto tecnico. Guarda, poi con il calore delle mani si riesce sì. Poi a ottenere una specie bene. Di superficie porosa, uh-huh. Che ci aiuterà poi dopo a essere Senti, ma questo ricoperto. Poi va rimesso in frigo o no? Questo va rimesso in bocca. Ah, va rimesso in bocca. Quindi io prenderei già un piatto a questo punto. Guarda, bene, guarda, mi puoi dare una mano? Ok. Anche tu così ci sporchi. Sporco le mani pure io. Dobbiamo sporcarci le mani. Quando facciamo il cioccolato dobbiamo sporcarci. Ragazzi. Allora, eccolo la qua. Sfera non deve essere perfetta, ok? Uh-huh. Non deve essere perfetta, ma dobbiamo essere un po' anche giocosi in questa operazione. Mi posso lavare in questa bowl o serve a qualcos'altro? Serviva per quindi bagnare posso... le dita, sì, okay. Esatto. E a questo punto possiamo macchiare i nostri tartufi con il tè. Possiamo utilizzare due strade, o prendere un colino sì. In maniera molto simpatica uh-huh. E far cadere la polvere di tè. Oppure far passare il tartufo. Possiamo scegliere tutte e due le strade. Colino in questo momento non c'è. O ce l'hai tu? Okay. No, non c'è. Io quindi prendo... andremo bene, possiamo
Vuoi che vada già? No, mettilo qua il tè. Mettiamo qua. Io ho fatto questa, così visto, facciamo visto la che catena. È tecnica. Okay, così va bene? Va benissimo. Voilà, scusami. Figurati. È interessante fare soltanto una striscia, come in questo caso. Ah, ok, quindi... Oppure in maniera... Mi stava venendo in mente che la foglia oro. Sì. No? Che sarebbe bello anche mettere insieme il matcha, che è il tè sacro, con la foglia oro, quindi preziosità. E poi anche un rimando... Non so dove tu vuoi andare a finire, ma insomma... No, è solo per una questione cromatica. E poi sarebbe anche un omaggio a un grande chef, no? Che fece un risotto con la foglia oro. Lo fa ancora, tu E lo pensi? Fa ancora. Sì, sì, nonostante... Gualtiero Marchese. Nonostante è uno dei piatti forse più copiati della storia della gastronomia italiana, insomma. Tu pensa, Marchesi è il maestro del mio maestro, quindi io indirettamente posso portare avanti anche alcuni canoni che lui ha trasmesso negli anni '80 ai suoi più grandi allievi. Guarda, questi sono i nostri tartufi che hanno un latte di soia, hanno il cioccolato, hanno un tè che viene dall'estremo oriente, quindi sono una sorta di incontro tra oriente, occidente, Europa. Noi siamo sempre molto internazionali nei piatti, devo dire. Riusciamo a toccare sempre tutti quanti i continenti, ad accontentare tutti, e ad avere dei gusti che sono un po' un crossover, no? Sì, certo. Senti, io a questo punto vorrei, e il piatto quello è... Questo qua. Esatto. Ok. L'ardesia. L'ardesia, la puoi appoggiare anche qua. Abbiamo i nostri tartufi. Che appoggiamo in maniera così, non omogenea. Vedi come contrastano con... Vedi che poi salta sempre fuori questo tuo spirito artistico, questa visione in questo molto pittorica, vorrei essere, scultorica. Vorrei l'essenzialità, la purezza. Sì. Vedi, è molto forte il verde con lo nero, scuro, esatto, un po' interessante. Okay, adesso hai bisogno di un cucchiaio, questo. Prendiamo la nostra confettura di arance amare e adesso lo versiamo al centro, in questo modo lo facciamo cadere, mano ferma e poi la forma la prende lo stesso, il piatto è finito. Quindi anche qui puoi prendere il tartufo, bagnarlo, benissimo. Perfetto. Facciamo la foto e poi l'assaggio. Va bene, perfetto. Allora aspetto il tuo riscontro. Certo.